della Oggi c'è molto la politica del prende e butto via, invece no. Soprattutto con i bambini è bene, cioè visto e considerato che il mondo si sta pienando veramente di tutto, è bene riciclare. Ragione per cui a casa puoi trovare veramente di tutto che può diventare tutta un'altra cosa. Basta avere un po' di fantasia ovviamente. I bambini non sono abituati a vedere che cosa nascere magari di una pianta, o meglio non tutti soprattutto. Allora, l'orto in casa si basa sul fatto di avere un orto all'interno della propria casa, o meglio decidiamo di prendere un cartone del latte e con quello andiamo a fare un vaso che sarà ovviamente un vaso provvisorio, ma per il momento, siccome deve essere un bel vasino, andiamo a decorarlo. Quindi ovviamente tutto quello che viene utilizzato è tutto materiale di riciclo. Anche i semi sono riciclati e sono semi biologici in quanto sono stati fatti direttamente da un ortolano. Viene tutto riciclato, ragione per cui all'interno del vaso andiamo a mettere delle fasce, dei fiocchi, dei nodi, quello che ci pare è fatto tutto in carta. Tutto anche quella riciclata perché è carta di giornale. Dopo andiamo a inserire la terra e le mettiamo un po' per fare la base. Dopodiché scegliamo con i bambini che tipo di seme andiamo a inserire, rimettiamo un altro po' di terra, schiacciamo tutto e poi andiamo a fare un cartellino dove scriviamo che cosa abbiamo piantato. Una volta nata la piantina dobbiamo inserire all'interno di un vaso più grande e nel caso dei fiorellini si decidono e si mettono dentro un vasino, nel caso dei pomodori ci si fa la pomarola. L'importante di questo laboratorio, la cosa soprattutto importante di questo laboratorio, è far imparare a bambini che i pomodori non nascono sul mercato, ma che i pomodori nascono da tanto amore, tanta acqua e tanto sole.